e l'uomo sa cos'è la guerra. Caldo e tenero è l'amore, e l'uomo sa cos'è l'amore. Giù dal cielo scende il tuono, è tutto intorno un grande suono. Nasce il seme dalla pianta, il grande albero adesso canta. Corre il sangue, non le vene, canta il vento. Sul podio di Italia Sì, Guido Maurizio De Angelis, benvenuto. Grazie mille. Grazie mille. Funziona il microfono. Ecco il microfono, ecco. Sì, ma noi siamo complimentati. Ce la fate il microfono in due? Eccoci. Ok, rifacciamo l'applauso allora come si deve raccogliere loro. Grazie, Guido grazie, Maurizio. Grazie. Ciao Marco, allora, grazie per l'invito. Sì. Qui avete acceso lo studio, siete anzitutto qui per un motivo speciale, per ricordare qualcuno di grandissimo, no? Certo, allora... Bud, voglio dire... Bud Spencer! Bud Spencer, un grande applauso che ha lasciato un grande vuoto, però anche una grande eredità certo. di simpatia, di affetti, di, come dire, di musica, perché anche lui era anche un musicista, quindi tra le altre cose... Ah, era musicista? Sì, da buon napoletano aveva la musica proprio nel sangue. Nel sangue, tra l'altro, quindi, e credo che abbia insegnato, come dire, con i suoi film la violenza non violenta, quindi assolutamente incruenta, e tra le altre cose, insomma, i buoni sentimenti attraverso i suoi film si sono trasmessi alle nuove generazioni, ai bambini. E siccome questo è l'anno dei bambini mondiale, quello che io vorrei dire è che i bambini sono sempre stati quelli che sotto i nostri palchi a urlare più prima erano bambini, sono diventati genitori, poi sono diventati nonni. Sono tre generazioni, ogni volta che facciamo un concerto ce li vediamo tutti e tre lì. Allora vorrei esortare un po' tutti, non c'è bisogno che io lo dica, ma di aiutare i nostri bambini, di volergli bene, di amarli, perché soltanto loro io credo che possano salvare il mondo. Sì, sì. Bambini che cantano con voi, perché insomma questi signori hanno attraversato più di 50 anni di storia della musica. Stavo vedendo questo vinile, perché è sempre vinile, sempre è un vinile, cosa, sì, vinile è sempre un'altra cosa, in cui ci sono 50 anni dei vostri successi, però reinterpretati da grandi, sì. Tra cui, guardate, lo facciamo anche vedere, ascoltare, tra cui niente meno che Claudio Baglioni che canta Sandokan, ma non solo lui, Elio Le Storie Tese, Tommaso Paradiso, guardate un po'. È vero, è vero. Vai ragazzo, vai e non fermarti mai, l'odio non vincerà,
sciocco non aver pensato prima di poter cantare il con coro. Maurizio e Guido la canzone dei pompieri che fa bom 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 la 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 appassionato. Grazie. Baglioni, sì, no, ma sì, sì, siamo amici, quindi l'ha fatto di buon grado, come Tommaso, come appunto Elio le storie tesi, ma tanti altri. David Hasselhoff, l'attore di sì. Baywatch, ha cantato con noi nell'album Sheriff. Ma si sono divertiti tutti a partecipare. Beh, a questo progetto è stato un grande divertimento, un happening, anche perché stiamo ricominciando fortemente a fare i concerti. Abbiamo anche a Roma, avremo, sì, un concerto l'11 di aprile al Brancaccio. Vedere, a Milano, vedere insieme dai bambini, no, vederli tutti e tre generazioni, per noi è una cosa. I nostri nipotini adesso stanno là, dice nonno, noi, nipotini di 7 anni, e dice possiamo venire al prossimo concerto là sopra dove stanno quelli che suonano. Due tempisti, sangue, sì, due tempisti si avvantaggiano. No, va bene, quindi faremo anche un altro grande concerto al Cosa, al Arciboldi a Milano, il 7 di aprile. Vogliamo riunire, è il 50° il nostro compleanno. È il vostro compleanno. È il compleanno da quando abbiamo cominciato a fare il compleanno di carriera, insomma, compleanno di carriera. Sì. Grandissimi Guido e Maurizio De Angelis. Grazie. A Italia sì. Ciao. Oliver Onions. Grazie mille. Ciao, ciao Guido, ciao Maurizio. Un bacione a tutti. Ciao.